Ritorniamo con la festa in unità che tanti nostri iscritti ma anche simpatizzanti aspettavano, un evento comunque per la città di Pescara, visto che l'amministrazione comunale è anche un po' in difficoltà, no? Su questo tema, quindi diamo anche il nostro piccolo aiuto. Una festa provinciale che abbiamo voluto fare però a Pescara proprio per attirare l'attenzione sul capoluogo. Un evento incentrato su due tematiche, cioè il rinnovamento generazionale, cioè il lavoro che stiamo facendo come segreteria provinciale di Pescara, quindi con una giornata dedicata ai giovani sabato, una giornata, i giovani democratici proprio, è stata proprio un'iniziativa nazionale, quindi molto importante per noi, e poi ecco il lavoro, la questione del lavoro che in questi giorni è fondamentale anche dopo la crisi sanitaria degli ultimi due anni, quindi la presenza del ministro Orlando ma anche dei segretari delle tre confederazioni sindacali per poter discutere di questo delicato argomento. Tre giorni di festa dell'unità Villa De Risis a Pescara, tanti temi, quello del lavoro ma non solo, ci saranno dibattiti con i cittadini? Ma si torna finalmente a riunirsi, a stare insieme in maniera conviviale e a parlare di politica in un parco dopo due anni di pandemia in cui è stato impossibile, è stato tanto difficoltoso riunirsi facendolo in remoto. Ora finalmente torniamo in mezzo alla gente, questa è la cosa più importante. Lanceremo qui una visione comune per Pescara anche in un'ottica di Nuova Pescara, noi abbiamo questo grande progetto che stiamo sostenendo, pancia a terra, di fusione dei comuni, e quindi questo è il luogo ideale per cominciare a parlare, lanciare una visione e una sfida per Pescara. Avremo anche, ci aiuteranno anche degli ospiti nazionali e locali, e noi speriamo di poter in questa festa lanciare e coinvolgere tutto il campo del centro-sinistra per cominciare a progettare Pescara Nuova, la nuova Pescara.